Io non so mai cosa farò tra una settimana, fra un mese. Mi piace l'idea che fra 100 anni diranno: guarda nel 2014 com'era l'atmosfera. I grandi poeti raccontavano la poesia, noi raccontiamo una storia che è legata al design. Forse è il caso di reinventare qualcosa in termini di linee, colori, ammorbidiamo, ingentiliamo e arricchiamo la nostra offerta. Quello che cerco di far uscire è proprio l'anima del soggetto, l'emozione che questa persona può trasmettere. È una sorta di catalogo generazionale. Questi sono i prodotti più belli, sono i prodotti che nascono da un pezzo di carta, sono le cose più spontanee. La spontaneità alla fine è quella che premia. Un consumatore tipo rispecchia se stesso e la propria sensibilità, si rivede nei prodotti che inserisce nel proprio bagno per ritagliarsi un momento tutto per sé e staccare dallo stress della giornata. Ecco l'origine del nome Autoritratti. Alla fine è come se fosse un unico racconto che può essere visto da New York a Milano o anche in India o altri paesi del mondo. La missione di questa gamma Autoritratti è quella di sintetizzare il design tipico del Made in Italy con la ricerca continua su materiali, finiture e lavorazioni. In gran parte dei miei lavori c'è sempre la necessità, per fortuna, di lavorare ancora con la manualità, con l'artigianalità, che insieme alla fase industriale riesce comunque a fare un prodotto di estrema qualità. Voglio quell'ambiente, così com'è, così come me lo state presentando.